Buonasera a tutti e bentornati sul canale dei coglioni dei Sanana, volevo dire. Allora, Classics to Not Die. Non lo so, l'ho trovato su Steam a caso e mi ha incuriosito. Perché, allora, è un, tra virgolette, un gioco, perché tutte le scene sono state riprese con una GoPro da questi ragazzi che vediamo e ci hanno costruito una specie di storia di zombie, non lo so sinceramente. Ed è un gioco che si basa completamente sui quick time events e sulle scelte multiple, cioè in base alle domande che ti fanno o altre cose del genere. E mi ha abbastanza incuriosito, quindi direi di provarlo insieme. Non credo che mi verrà un unico video, quindi vedrò di spezzarlo. Vedo che c'è questa selezionare capitoli, quindi vedrò di spezzarlo un pochino per renderlo più leggero e fruibile. Quindi direi di fare il nuovo gioco. Facciamo, sì, io faccio meglio perché con il pad sono veramente una pippa. E partiamo. Wake up! Subito così si parte. Matt? Dude, everyone's going crazy. Everyone in town is just attacking everybody. Okay. It's like that shitty M. Night Shyamalan movie. Ma quel film di me? Qual era? Ah, e vabbè, venne il giorno. Film assolutamente, yes, di merda, ve exactly. Lo dico subito. God, that was a shitty movie. Però poi. Però sei già simpatico. Ok, I figured it out. Now this is important. The secret to survival is press X to not die. Che devo premere? Oh, che. Good job, dude! Ma. Matt! Ma l'ho premuto in tempo! Matt! Matt, oh, amico! My God, Matt. Amico? Hai Matt? Bisogno di una Benagol? Stai bene? Un po' di mal di gola? I didn't press X. Ma. Matt! Matt! Boh, se parte Matt. Subito così, gore non finire. Oh. Where is everyone? Oh. Hi, Katie. Ciao, micio merda. Oh my God, I gotta call Christina. E mo chi è sta Christina? Sarà la mia donna? Vediamo. Hello? Ah, allora, stai bene. Tutti quanti stanno attaccando fra di loro. Qualcuno ha appena ucciso Matt. Vabbè, piani che la mia ragazza sta bene, giustamente. I'm fine. How are you? Oh, che dolce. Ah, vabbè, ora io posso dire qualcuno ha ucciso Matt. Oh my God. Was it a Twilight fan? I told him not to join Team Jacob. Che cosa? Che cosa? È per appunto Ma vabbè. I told him antagonizing Team Edward was putting his life on the line. Hello? No. Christina? Di aver capito. No reception. Seriously? Che cos'è? Ma che è sta fotoshoppata orribile? I've got to go get her. Andiamola a prendere. Allora, sta a vedere qua, mi chiede le azioni per mettermi anche il giacchetto, sta a vedere. Per appunto. È carina sta cosa però, eh. Oh man, what should I do? Oh, cosa sto vedendo? Aiuta l'idiota, prenditi la sua bici, ognuno per sé, problema suo scappa. Allora, ahimè è un istinto di sopravvivenza. Cioè, non lo vorrei, anzi vorrei prendere la bicicletta e andare a salvare Christine. Però aiuta l'idiota, cioè, ho un po' di coscienza in realtà, però me ne sbatto il cazzo. Ognuno per sé, tieni. Già uno che va in bicicletta durante un apocalisse così. Ok. Ah! Fatto male. Ehi! Ehi! Ok, ok, ok. What the fuck? Ma che. No, scusa, amico. Scusa. Oh, no. Stop hitting me! No. No. Sorry, buddy. Che fatiche. Ragazzi, sembra una cazzata, però vederlo così è totalmente surreale che prima non ci pensi che potrei partire un quick time così all'improvviso. Però stiamo in Capitan America. Cosa dovrei. Ah. Perché? Ah! Ok, che cos'era? Oh, no, tanto sei brutta. Ah, allora. Questo assolutamente no.
becco un'altra battuta del genere e chiudo il gioco e neanche lo finisco. Neanche lo finisco. E scappiamo. Ah! Più veloce della luce. Ah, no, ho sbagliato bottone. Svolverò. Che imbarazzo. Dai, 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 dai. Bella lì. Vabbè, si buggano come scari. Crazy bitch. Ora appena esco di casa, ragazzi, vi faccio una puttana da svitata. Allora, ah, siamo a casa di Cristina. Cristina? Amore, sono a casa. You're just in time. My roommate is trying to kill me. L'ho lasciato proprio malissimo. Madonna! Madonna, che impressione! Che cesso sei? Madonna, tu sei brutta! Amorici, uccidetela! Tuitemi, stai tu morire davanti, vi prego. And that's freezing my toothbrush. Ragazzi, mai usare lo spazzolino del vostro coinquilino o coinquilina. Potrebbe uccidervi alle spalle. Non ho scelto proprio malissimo. Vabbè, la voglio bombare, quindi. I mean, one minute she's sitting there reading her Hunger Games Catching Fire book, and the next thing I know she's lunging at me with a kitchen knife. I mean, I know she was really into Hunger Games, but that was ridiculous. I don't think that's it. It's the whole town. Everyone's going crazy. Like that shitty M. Night Shyamalan movie? Sì, era il Vendetto. Exactly. God, that was a shitty movie. Sono d'accordo. Anyway, it's really dangerous outside. I almost died just getting here. And then your roommate quindi just almost killed me. Forza. Wow, that's great. La voglio subito. I'm gonna go take a shower. Cover me. But... but... No, dai. Ma il diavolo, se dobbiamo morire, almeno moriamo avendo fatto sesso. Almeno vedendo qualcosa di buono. Ecco, è arrivata una suora. Subito, subito. Manco a pensarci. Sono felice. Cosa? Huh? Che è successo? Cosa? Sono morto per una giusta. L'ho fatto per it's voi. It's really dangerous outside. I almost died just getting here. And then your roommate just almost killed me. And then you stabbed me. Wow, that's great. I'm gonna go take a shower. Cover me. Anch'io, anch'io. But ah, no, però aspetta, non ricommettiamo lo stesso errore di prima. Dai. It'll be fine. Just watch the door. Ok, ci penso io. Non ricadiamo nella tentazione. No, non ci ricasco. Non sono mia scemo. Ma io... Ah! Oddio, che impressione. Non capisco. Clowns. Ah, ma tu. Ah, già. What a mess. Beh. Portiamo rispetto. Ma cosa fai, brutto imbecille? Ah, pensavo si rianimasse. Tipo. There we go. All clean. Ma ti prego, ti prego. This was the best use of my time. All right, so what's the plan? I think we should get out of town. Okay, how are we gonna do that? I have a car back at my place. Well, why didn't you drive it here then? Questo
Però è colpa sua, non me l'aveva detto che aveva la macchina, Non incolpate, non incolpare anche me però, Hey, well, let's go get it. Se, guarda, se... Come fa una ragazza del genere a stare con te? Oddio, questa scena mi ricordava troppo Shaun of the Dead, cioè in italiano L'alba dei morti dementi. Non so se qualcuno di voi ha mai visto quel film. Non so, c'è alcuni rimandi carini. Sì, però... con queste mani durissime. Voglia che caldo, ragazzi, però è estate, ma si schianta. Pensate che c'è un granchiato a palla. Cosa devo fare? Madonna che agita. Perché sembra che si stia andando? Vabbè, c'è perdo. Ma allora siamo dei deficienti. Ma fences have gates, right? Ma scusa, I've been wondering whatever's happened. How come we're not affected? No, ora scusa un secondo. Mamma mia, come fai a stare con sto coglione? Cioè che però in realtà sarei io il coglione, ma non sarei vero. Vabbè, non facciamoci troppe. Vabbè, proviamo a sistemare i problemi. Matt wasn't affected either. He told me something before he died. Press X to not die. What does that mean? I don't know. But I kind of feel like I've been doing it. Okay. What the hell? Yeah, well, you're not very good at it. Sorry, yeah, I've noticed that too. Do you think there are other people like us? People who are okay? Why does everyone keep attacking me? Perché mi ha fatto ridere una cosa così stupida? Allora credo anch'io. Oh, che corno lunghissimo già quello! Oh cazzo! Ai! Vada con che agilità! Madonna! Sorry, Mrs. Peterson. Get away from me, you hooligan! Sorry, Mrs. Peterson. Is she gonna be okay? I think so. We should head back indoors. Yeah. This building's unlocked. Vabbè ragazzi, tanto ho visto che c'è possibilità di riprendere i capitoli, facciamo così. Interrompo perché veramente sto morendo di caldo. La seconda parte cerco di farla il prima possibile, spero che il gioco vi interessi. A me, cioè, mi fa ridere, mi diverto il giusto, ma sarà uno di quei classici che ci gioco, lo finisco e... e bom, me lo dimentico anche volendo. Non so ancora quanto duri il gameplay in realtà, però non mi sembra estremamente lungo, perché forse un gioco troppo lungo con questa metodologia di gameplay forse un po' inizia a annoiare. Però vabbè, per ora sta tenendo bene, anche le varie citazioni dai sono molto carine. Quindi noi ci vediamo alla seconda parte di questo gioco. I video su Nio dovrebbero uscire in questi giorni. E che altro? E Takedown, appena riusciamo, faremo anche quello. Quindi un salutone a tutti e ci vediamo alla prossima. Buona.